Ciao a tutti carissimi villager e bentornati ancora una volta in questo quinto episodio della nostra super serie degli attacchi pazzi. Oggi andiamo a ringraziare il player Leon per averci procurato due fantastici replay che andremo a vedere e a cercare di emulare tra pochissimo. Vi volevo ricordare inoltre che questa serie degli attacchi pazzi si basa soprattutto sul vostro contributo, quindi se fate degli attacchi particolarmente assurdi per qualsiasi livello di municipio vi invito a contattarmi su Discord, Facebook, Twitter, su tutti quanti i miei social. Eccoci qua sul nostro fantastico TH10 che ormai è sempre più maxato e vi voglio già iniziare a spoilerare un pochettino la strategia che andremo a utilizzare. Si tratta di una strategia completamente pazza, una Queen Walk di base, e andremo a utilizzare un'unità praticamente per ogni truppa all'interno del gioco, un qualcosa di assolutamente assurdo. Ovviamente non è la prima volta che su YouTube viene fatta una cosa del genere, ci sono tanti altri YouTuber che hanno portato questa sorta di challenge, però anche noi oggi grazie a Leon proveremo a vedere di riuscire a far qualcosa. Ed eccoci partiti subito con la Queen Walk. Intanto vi chiedo scusa per la scarsa qualità della registrazione, purtroppo non ho potuto farla io, e vediamo comunque l'attacco come è andato. Allora, Queen Walk che va a ripulire completamente l'angolino a destra, Queen che sembra direzionarsi verso il basso, intanto ha già schierato praticamente il King e tutti gli altri tank all'interno del suo esercito per ripulire l'angolo opposto. Attenzione Queen che finisce sotto target di Inferno Singola, la Gelo a disposizione va a bloccarla e con l'assalto porta la Queen all'interno del core centrale del villaggio. Quindi va a prendersi prima la Singola e poi andrà a prendere tutto il settore centrale, quindi i due Archi X e l'altra Torre Infernale Singola, che sono tutte difese molto molto pericolose per la nostra pazza strategia. Allora, intanto ha schierato anche un draghetto a supporto del suo esercito, esercito di cui alla fine non è rimasto più nulla se non un bocciatore, una strega e un baby dragon. Allora, la regina sta salendo verso l'alto, intanto parte con il dirigibile tankato dal mastino labico che va a esplodere sopra quella difesa aerea. Escono full mongolfiere maxate che sotto l'effetto della furia e sotto l'effetto poi di due velocità avranno il compito di ripulire tutto ciò che rimane del villaggio avversario. Ecco infatti che parte con la prima velocità, le mongolfiere maxate sono assolutamente inarrestabili, e anche con la seconda velocità va a tirare giù le ultime due difese del villaggio. Il mastino non è ancora nemmeno esploso ed ecco il 100% per Leon. È stato un attacco veramente assurdo, ma per dimostrarvi che non si è trattato di un caso andiamo subito a vederci l'altro suo replay. Partiamo subito con l'attacco, questo è stato registrato purtroppo a velocità massima, quindi ci vorrà un super commentary. Allora, anche in questo caso ha utilizzato tutti i tank e la strega in un angolo, Queen Walk dall'altro angolo, ed ecco che cerca di direzionare la regina verso il centro del villaggio. Vediamo che andrà a utilizzare, ecco, prima degli spaccamuro e poi la pozione salto per arrivare proprio al centro del villaggio. In questo caso abbiamo due torri infernali a bersaglio multiplo, quindi non vanno a creare troppi problemi alla regina, ed ecco che è partito subito con il dirigibile con le mongolfiere che con le pozioni della rapidità vanno a ripulire completamente le poche difese che erano rimaste. Allora, è stato un po' difficile commentare a questa velocità, però ragazzi, avete visto da soli, si trattava di un TH10 maxato. Ed eccoci tornati nella schermata di game, a questo punto non ci resta che ringraziare ancora Leon per questi fantastici replay, e adesso viene il difficile ragazzi, perché dovremo cercare di emulare la sua strategia. Io vi dico la verità, non ho fatto attacchi con questa tecnica per fare delle prove, voglio proprio fare una cosa in diretta insieme a voi. Ho rispettato completamente la sua strategia, diciamo che non ho messo Goblin e Bar per non avere troppo, diciamo, per non avere una linea troppo lunga delle truppe, quindi avere un po' meno difficoltà a giocare. Vediamo un po' se riusciamo a trovare una base interessante da attaccare. Ed ecco che abbiamo trovato una base super famosa da attaccare, quindi trasferiamoci immediatamente nella schermata di attacco.
Allora, vediamo un po'. Sicuramente dobbiamo partire con una bella regina da questa parte, me lo sento proprio. Mongolfiere ovviamente a protezione delle guaritrici, mettiamo qui magari un bel maghetto per vedere di indirizzare la nostra regina. Ok, verso l'interno, perfetto. La regina entra alla perfezione. Qui ci sono un po' di problemi però per lei, perché abbiamo due archix impostati a terra, abbiamo una torre infernale a bersaglio singolo che a breve andrà a targettarla, quindi dovremo assolutamente intervenire con una bella gelo proprio qui. Ok, vediamo di eliminarla il prima possibile, perfetto. Ok, l'entrata della Queen è abbastanza buona, per fortuna si va a direzionare verso l'alto. Ok, facciamo entrare anche queste nostre truppette. Anche per eliminare... no, attenzione! No! Tutte le guaritrici si sono spostate, attenzione! Si sono spostate sul golem, mamma mia, il golem ha una capacità di attrarre le altre truppe che è veramente micidiale. Quindi adesso dovremmo trovare il modo di andare a correggere un pochettino l'attacco. Allora, vediamo intanto di ripulire tutto questo settore. Ok, abbiamo una strega verso l'esterno. Io direi di andare magari subito a utilizzare mastino e dirigibile. Le mongolfiere andremo a farle esplodere proprio qua in mezzo. Ok, non so esattamente cosa sto cercando di fare, ma qualcosa dobbiamo riuscire a fare per forza. Ok, mongolfiere che hanno ignorato la singola, attenzione. Domatore tattico per questa Tesla. Mamma mia, non so veramente neanche io che cosa sto facendo. Allora, diventa anche difficile capire quali truppe e quali pozioni ti rimangono con tutti questi slot. Allora, per fortuna la singola è andata giù. Ok, le mongolfiere riescono a far fuori ancora qualcosa. E a questo punto io direi di andare a aprire questo settore di mura. Ok, aprire anche l'altro e mandare il pack verso il municipio. Chissà se riuscirà a fare questo. Mamma mia, manca veramente pochissimo tempo. Trappola preventiva per gli scheletrini se dovessero uscire. Ok, non abbiamo più niente. Vai Pekka, siamo tutti nelle tue mani. Mancano 6 secondi. Non ce la faremo mai a fare le due stelle. Oh my god. No. Time fail assurdo. Tra l'altro avevamo ancora un draghetto in vita dall'altra parte e niente. Niente da fare, purtroppo non siamo riusciti minimamente a emulare il buon Leon in questa sfida, però non tutto è perduto perché abbiamo ancora il TH13 da provare. Ed eccoci qua ragazzi, il nostro capo Merlin ci ha lanciato appena adesso una bella sfida. Vediamo che cosa riusciremo a combinare contro il suo villaggio. Esercito pronto? Ed eccoci in azione. Allora, qui abbiamo il gran sorvegliante, abbiamo la campionessa che ovviamente per TH10 non abbiamo, quindi l'approccio è sicuramente diverso. Allora, io non ho minimamente planato questa strategia, la cosa però che mi sento di fare è quella di cercare di indirizzare la regina verso il municipio per prenderci almeno la prima stella. Quindi utilizzerei magari un bel baby dragon qui. Andrei a mettere la mia regina qui con le sue guaritrici. Ok. Andrei a mettere qui la Valchiria. E in qualche modo cerchiamo di far entrare la regina all'interno delle mura. Ok, la Valchiria ha fatto perfettamente il suo lavoro. Qui mi sentirei magari di giocarmi anche un golem del ghiaccio. Ok, perfetto, regina che esce esternamente, ma non è un problema perché noi entriamo comunque da questa parte. Ok, escono super sgherri, esce campionessa. Ok, veleno e gelo giocate male.
perfetto. Allora, il municipio ce lo siamo portati a casa. La prima stella è fatta, ragazzi. E questo è proprio il caso di dirlo, un gran primo successo. Lasciamo andare avanti la Queen Walk ancora per un po'. Magari ci mettiamo il King a supportarla. Sì, dai. Perfetto. E a questo punto magari metterei... Allora, un po' di truppette a caso da questa parte, su quella difesa aerea. Poi metterei anche non so neanche cosa fare, ragazzi. Giocherò cose a caso, allora. Ah, tra l'altro ho visto appena adesso che non sono nemmeno riuscito a proteggere la regina. Ok. Comunque qualcosa sta succedendo, ragazzi, io non ve lo volevo dire, ma qualcosa sta succedendo. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, cosa sta succedendo? Siamo al 64%. Ah, la campionessa purtroppo viene eliminata dal King in difesa. È rimasto il solito golem curato dalle guaritrici. Questo veramente è un must di ogni attacco. Anche se in realtà qui abbiamo anche un pecca. Abbiamo anche un pecca. Il nostro drago elettrico è morto. Siamo al 69%, numero quanto mai profetico, e non credo sinceramente che quel golem e quel pecca riusciranno a far qualcosa. Anzi, attenzione, attenzione, perché hanno preso l'assalto e si direzionano verso lo scatter. Mamma mia, mamma mia. Lo scatter viene eliminato, quindi arriviamo al 70% e niente, il tempo sta per esaurirsi. Tra l'altro il golem non era nemmeno esploso la prima volta, va a esplodere adesso, ma non credo che ci porteremo a casa un'altra struttura. E invece sì, andiamo a chiudere al 71%, mamma mia, un attacco completamente casuale. Mamma mia, ragazzi, attacco completamente a caso. Vabbè, dai, comunque siamo divertiti un sacco ad utilizzare questa tecnica quanto mai assurda, e di questo ringraziamo ovviamente il buon Leon. Ma eccoci, ragazzi, che siamo arrivati alla fine. Mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i nuovi video. Mi raccomando, come già detto all'inizio, contattatemi su Instagram, Telegram, Discord, su tutti i miei social se anche voi avete un attacco assurdo, un attacco pazzo da mostrare. Mi raccomando che il prossimo video, il sesto episodio, potrebbe essere il vostro. Noi, ragazzi, ci vediamo quindi al prossimo video o alla prossima live. Ciao!